Questo è uno dei tanti cadaveri che mi portano indietro gli installatori perché non funziona. Mi chiederai cosa c'entra. C'entra e come, perché tu devi sapere come si forma la brina. Devi sapere che qui all'interno ci gira gas refrigerante che tipicamente è 10-15 gradi più freddo rispetto all'aria di dove è posizionata l'unità esterna, ovvero l'esterno. Essendo così freddo, appena si appoggia un po' di aria umida, e quindi tipicamente intorno ai 5-6 gradi esterni, dove l'umidità è veramente alta, si forma velocemente uno strato di ghiaccio tra le alette. Con le alette così strette, il ghiaccio blocca subito il passaggio dell'aria e la pompa di calore va in blocco. Se vuoi ricevere in anteprima i miei video, allora clicca sul tasto condividi e sulla campanella a fianco. Nella realtà poi la pompa di calore continua a funzionare, però l'energia elettrica che sta consumando serve solo a sciogliere il ghiaccio anziché riscaldare casa, e quindi consuma energia elettrica inutilmente che tu pagherai in bolletta. Questa è l'unità esterna di una pompa di calore commerciale che deriva da un condizionatore, una strategia molto usata anche dalle marche famose. Infatti esteticamente vedi che sono identici. Con un grosso problema però, il condizionatore lavora per un mese all'anno, e anche se va in blocco non è una catastrofe. Mentre la pompa di calore lavora per 6 mesi all'anno e se si rompe rimane al freddo e senza l'acqua calda per le docce. Allora, come puoi sapere se una pompa di calore è commerciale oppure professionale e quindi avere consumi elettrici più bassi? Beh, se l'hai già installata te ne accorgi purtroppo dalle bollette, che non sono basse come ti avevano promesso. Poi lo vedi da quanti minuti dura lo sbrinamento. Se dura più di 3 minuti, allora sei di fronte a una pompa di calore commerciale. Quelle professionali, infatti, fanno degli sbrinamenti preventivi che durano dai 2 ai 3 minuti, in modo da mantenere alto il COP, evitare che si ghiacci e così consumare meno energia elettrica. L'altro campanello d'allarme che dovrebbe suonarti per capire che è una pompa di calore commerciale è legato all'assistenza. Tipicamente i centri assistenza delle pompe di calore commerciali sono molto generalisti e quindi sono anche molto cari e ti possono arrivare a chiedere fino a 80-90 euro per ogni uscita, oltre che a 70-80 euro per ogni ora che rimane in cantiere in più. Se fortunatamente invece devi ancora installare la pompa di calore, per capire se stai facendo la scelta giusta, puoi affidarti a questi semplici consigli. Verifica che il costruttore produca solo pompe di calore e non condizionatori. Nel caso producesse anche condizionatori, basta fare 1+1 per capire che non sei di fronte a una pompa di calore professionale. Verifica poi che il produttore costruisca solo pompe di calore da almeno 10 anni e fatti dare le prove. Accertati poi che la pompa di calore abbia un controllo a distanza, un controllo dei consumi elettrici, un controllo delle anomalie e degli errori, in modo che si possano risolvere anche a distanza senza dover intervenire, e che sia programmabile da remoto. Infine, fatti dare i certificati di resa, ovvero COP e consumo elettrico, ma non quelli del produttore, che tipicamente sono autocertificazioni all'italiana, ma fatti dare certificati di un ente terzo che sia super partes e che non sia influenzato dal produttore stesso, ad esempio il TÜV tedesco. Quindi, se vuoi sapere come evitare fregature con le pompe di calore e ricevere in anteprima i miei video, clicca sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco e vai sulla mia pagina samueletrento.it.